Quando mi è stato chiesto di registrare questo piccolo filmato di ringraziamento a Santa Rosa, colei che ha fondato la Congregazione delle Nostre Suore, ho pensato subito all'importanza della loro presenza all'interno della nostra comunità. La prima immagine che mi appare era di quando ero bambina e la mia mamma mi portava all'oratorio, e ogni volta che arrivavo loro erano sempre presenti. Ti accoglievano con il sorriso, portandoti tanta gioia e donando sicurezza. Quei ricordi non li dimenticherò mai. Oltre ad essere molto belli, erano soprattutto veri. Certo, adesso sono cresciuta e l'oratorio lo vivo in modo differente, ma comunque, grazie a loro, la sensazione di appartenere alla nostra comunità è rimasta sempre la stessa. Che dire delle nostre suore? Sono persone speciali. Da loro traspare tanta gioia di servire con amore e soprattutto con coraggio, dedicando se stessa agli altri. Se dovessi pensare a una parola che le racchiude, è di sicuro presenza. Sì, è proprio questa la parola. Grazie, suore. Grazie perché rendete sempre questa mi comunità migliore. Ciao, Suor Graziella, Suor Maria Pia e Suor Florence. Per noi avervi tra di noi significa avere Fede, istruzione, allegria, appoggio, divertimento, abbracci. comprensione, preghiera e tanto altro. Vi ringraziamo di essere tra di noi, per noi è un grande dono. Vi Vi vogliamo vogliamo tanto tanto bene, bene, viva viva Santa Santa Rosa! Rosa! Ciao! Ciao! Ciao a tutti, io e Sofia, e a nome di tutta la nostra famiglia, volevamo, in occasione dell'anniversario di Rosa Venerini, fondatrice delle maestre Pie Venerini, ringraziare le nostre suore per tutto quello che fanno nella nostra comunità. Tante volte il loro operato è dato per scontato, ma sotto sotto non è così, perché anche se come numero sono poche, loro in sordina lavorano molto per noi e tengono molto alla nostra comunità, ed è per questo che volevamo fare un ringraziamento per mio personale, sia come catechista, come amica e tutto, al loro ordine e alla loro presenza nella nostra parrocchia. Grazie. Carissime suore, oggi è un giorno molto importante, è la festa di Santa Rosa Venerini. E nonostante siamo distanti e non possiamo incontrarci, volevo festeggiare con voi questo grande giorno e in particolare volevo ringraziarvi. Vi ringrazio per la vostra presenza attiva all'interno della parrocchia. Vi ringrazio per le belle parole che ci donate sempre. Vi ringrazio per la vostra volontà nell'aiutare le persone bisognose. Vi ringrazio per i vostri sorrisi contagiosi. Beh, vi ringrazio un po' per tutto. Proprio qualche giorno fa stavo pensando che voi siete perfette nel rappresentare Rosa Venerini. E sapete il motivo? Perché Rosa Venerini diceva sempre: fate il bene, ma fatto bene. E infatti voi non vi limitate a fare solamente del bene, voi lo fate con tutto il vostro cuore, facendo vedere l'amore verso Dio. Ora però vorrei soffermarmi a ringraziare singolarmente ognuna di voi. Un grazie immenso a Suor Maria Pia, la quale ci dona sempre una dolce parola con la sua forza spirituale quando la si incontra per strada. Grazie, Suor Graziella, perché sei sempre disponibile, nel campo dell'educazione, soprattutto con i più piccoli, per esempio all'asilo, al Grest. E grazie anche per partecipare al coretto, il quale rende la Santa Messa sempre più allegra. Infine, un grazie particolare a Suor Florence, te che stai sempre accanto a noi giovani, a noi adolescenti, ci capisci fino in fondo, ci aiuti e ci insegni sempre qualcosa di nuovo. Siete fondamentali per la nostra comunità, poiché non riuscirei a immaginare una comunità senza una presenza femminile, senza la vostra presenza, poiché siete sensibili e dolci come solo una donna può essere. Un forte abbraccio, anche se da lontano, e spero di vedervi presto. Vi vogliamo ringraziare perché siete sempre presenti vicine alle persone in difficoltà, con le vostre preghiere e con il vostro affetto. Grazie anche per la gioia che portate alla nostra comunità.
Auguri per la festa di Santa Rosa Venerini. Da tutta la nostra famiglia vi vogliamo bene. Ciao! Ciao! Un grande grazie a Rosa Venerini per quello che ha coltivato qui a Leno attraverso le nostre magnifiche suore, Suor Florence, Suor Graziella e Suor Maria Pia. Un grande grazie va a loro per il contributo e il sostegno che ci danno ogni giorno e per l'incoraggiamento. Buona festa di Santa Rosa Venerini a tutti. Carissimi, oggi vogliamo condividere con voi la gioia di questo giorno, nel quale noi Maestre Pie celebriamo la festa di Santa Rosa Venerini, nel giorno della sua nascita al cielo. Preghiamo insieme per dire grazie a Dio per il dono che lei ci ha lasciato, l'educazione cristiana della gioventù, da lei tanto amata. Per questo noi siamo a Leno e nel mondo intero, per educare i bambini, gli adolescenti, i giovani e ogni persona amata dal Signore e riconoscerlo presente nella propria vita e camminare con Lui per avere la felicità e il senso pieno della vita. Santa Rosa diceva che grande bene è quello di essere scelte a cooperare con Dio in questa missione. O Signore mio caro, fateci capire questa grande predilezione perché possiamo corrispondervi degnamente. Grazie di condividere con noi questo giorno di festa. Vi sentiamo presenti nella preghiera e nell'affetto. Cerchio d'amore sta.